Si è fatto buio, la prima sera è andata qui a Bilbao, stiamo tornando al nostro camper e abbiamo parcheggiato proprio in alto alla città, dove la sera c'è una vista bellissima. Siamo proprio in un campeggio, costa 17 euro a notte, massimo 48 ore si può sostare, ma adesso vogliamo prolungare un po', chiedere come si fa a prolungare la sosta, perché Bilbao non si visita in due giorni. Da qui si può vedere lo stadio, il grattacielo e dietro al grattacielo il ponte dove c'è anche il Guggenheim, il museo che domani mattina andremo a vedere. Quindi da qua si gode di una vista spettacolare. Andiamo al camper, andiamo a far girare un po' i nostri amici che sono stati da soli per mezza giornata e quindi hanno bisogno anche loro di sgranchire un po' le gambe. E guarda chi c'è qui. Aspetta Ignazio. Qua? Il fugone. In panetteria abbiamo comperato delle empanadas alla verdura, alla carne e tonno e cipolla. Adesso le scaldiamo col nostro fornetto e ci facciamo una cenetta così, fugace, veloce. Siamo stanchissimi. Ci metteremo a letto e domani mattina sveglia presto perché continua la visita a Bilbao. Ci vediamo domani. La linea autobus è la Bilbo Bus numero 58, circa 20 minuti di tragitto per arrivare giù in centro città. Lì si può arrivare appunto a visitare poi velocemente la zona nuova oppure ci si ferma per entrare nel quartiere vecchio. Ed eccolo lì il ponte che collega il quartiere nuovo al quartiere vecchio. Qua dietro di noi c'è il mercato della Ribera, che è il mercato più grande di tutta Europa, quindi è più grande e completo. Pensate che nel 1990 addirittura è entrato nel Guinness dei primati per essere il mercato più completo del mondo. 10.000 metri quadri di cibo. Andiamo a e vedere noi, dentro. Ovviamente esploreremo. Oggi è sabato, c'è un sacco di gente, Valentina è già partita, entriamo nel reparto carne. Poi c'è anche il reparto del pescato, poi dietro alle mie spalle invece la parte dove si mangia. Sono quelli originali quelli, eh? Eh sì, questi sono quelli con l'acciuga, il peperone, l'oliva, che sono gli originali, questo baccalà e salmone affumicato, il polpo con la vinagretta, bellissimi. È mezzogiorno e credo che quindi dobbiamo iniziare, no? A mangiare qualcosa. Ma se non li proviamo noi, per voi, come facciamo? A consigliarvi poi qual è il più buono da mangiare. Quindi iniziamo subito con questi pinchos, stile originale. Quindi il pinchos originale è oliva, acciuga e peperoncino. Però qui ce ne sono di svariati tipi, ne prenderemo tipo una quarantina. È tosto. Buono! Buono? Vabbè, ma non vi faremo vedere tutto quello che ci mangiamo, comunque un'idea l'avete fatta. Vi diremo poi però dopo qual è stato il migliore, se ce lo ricordiamo.
sempre qui al secondo piano del mercato. Alle mie spalle, nella piazza centrale, si trova una scuola di cucina con svariati corsi, sia di ricette tradizionali del posto, sia anche di ricette asiatiche, come imparare a fare il sushi. Sta piovendo tantissimo, dobbiamo aspettare che smetta. Allora, vista la pioggia, siamo usciti dal mercato, abbiamo deciso di prendere il tram che ci porterà al museo Guggenheim. Quanto l'hai pagato il biglietto? 1,35 credo. E forse è uscito un pochino di sole, siamo arrivati al Guggenheim, siamo sul ponte del fiume Nervion. Se volete fare delle belle foto su tutto il fiume, il Guggenheim, il grattacielo, potete raggiungere la colonna sul ponte là in alto e da lassù la sera o al tramonto, più alla sera perché sì, il tramonto si vedono tutte le luci, tutta la città illuminata. Il fiume illuminato, bellissimo, l'abbiamo fatto ieri sera e insomma una vista inaspettata, ecco. Per chi ha le vertigini non è tanto consigliato, però vi assicuro che è veramente una vista fantastica. Adesso giriamo, facciamo il giro del museo, andiamo alla biglietteria. Il biglietto è costato 15 euro, abbiamo lasciato giù tutto, giubbotto, zaini, mamma mia, che roba, già l'ingresso è fantastico. Questo artista, anche qui, ci ha messo un anno a far fare un lavoro di unione. Schiacciamento, piegatura. Di bottiglie di liquore. A un team di persone in Africa, in Nigeria, per fare quest'opera gigantesca. Ma saranno migliaia e migliaia di targhettine. Entriamo nell'opera del tempo. Ognuno quest'opera la attraversa a suo ritmo, ma quello che a me fa impressione è la quantità di metallo. Cioè, quelle sono pareti di metallo, queste qua. Metallo spesso. All'interno di questi cilindri e di questi percorsi si può entrare, tipo spirale, tipo che fai la chicane. Vediamo Valentina quanto ci mette. Si vede la faccia cerchiata da pomeriggio al museo. Mamma mia. Pesante, cioè, questa non la metterai mai. Sì, la metto, è pesante. Per me è stato pesante, più bello fuori che dentro. Però ma forse perché tu sei un uomo d'arte. Quest'opera è probabilmente la, oltre a quella del giapponese, quella delle lucette di Natale. Ah, dai, andiamo. Andiamo dentro? Andiamo. Vediamo Valentina quanto ci mette ad arrivare dall'altra parte. A mio ritmo, come tu arriverai in un secondo perché non guardi, no, non fai. No, le faccio tutte, guarda, tutte queste tutte, qua faccio. Ci voglio tutte le spirali, tutte le robe, così, andiamo. È una cosa ipnotica. Oh, si è aperto, mamma mia. Oh, il giro aperto. Credo che questa sia l'opera più interessante di tutto il MoMA. 15 e... Siamo al Guggenheim, però. Ah sì, scusa. Di tutto il Guggenheim. Ti gira proprio la testa entrare dentro qua. Infatti vedete che capelli. Vale, allora, girando dentro questi lavatrici d'acciaio ci siamo persi mentalmente. Secondo me, a un certo punto,
là in mezzo. Tornati indietro. Siamo tornati indietro. Ma da male sta roba. Cioè, furia. Perché a furia di girare qua dentro, a parte che ti giri. Ho capito perché ha fatto la terrazza, per far andare fuori a prendere aria e chiedere. Sì, ti gira la testa. Questa, allora, questa è l'opera migliore. No, veramente, l'opera migliore. Quindi, se venite al Guggenheim, godetevi l'esterno perché la parte è bellissima. E poi fate solo questo. Ma cosa dici? È una giostra, ti manda male la testa. Non ce la fai più? Ma è assurdo. Questo mi ha fatto venire l'ansia, mi ha fatto venire. Non finisce più. No, andiamocene, usciamo. Guarda, sembra sempre che sta arrivando. Non sto più in piedi. Dai, usciamo, abbiamo finito. In questa stupenda panetteria abbiamo fatto la nostra seconda merenda in due giorni che siamo qua, ci piace tantissimo. In più ho preso delle empanadas, 5 empanadas, una per ogni gusto: pollo, carne, verdura, tonno. E poi mi ha detto un'altra che non ho capito, sempre verdura, ma non ho capito che verdura è. Quindi consigliatissima e basta. Direi che la serata la chiudiamo qui con questa meravigliosa vista che c'è alle mie spalle. Ci mangiamo giusto giusto una robina e andiamo a dormire. Domani ultimo giorno qui a Bilbao. Dopo 330 scalini abbiamo raggiunto la basilica di Nostra Signora di Begonia, patrona di Biscaglia, teatro di numerose leggende, guerre e miracoli. Cattedrale vista, ciao, ciao, andiamo. Valentina, oggi mi preoccupi veramente tanto, eh. Dai, andiamo a mettere le gambe sotto il tavolo. Dopo questo mega pranzo che ci siamo fatti, cara Valentina, siamo un po' ammorbati dal pranzo. Dobbiamo ancora prendere il caffè. Prendiamo il caffè e continuiamo il nostro tour nel quartiere vecchio. Non è che la faccia fusa, vero? Comunque abbiamo mangiato benissimo. Basta, adesso siamo un pochino stanchi, ci rilassiamo un po', poi riprenderemo a fare le riprese dentro il quartiere nuovo, nella via nuova, per tornare verso il camper in sostanza. Valentina, non dici niente, sei anche un po' sfocata, senti che cioccolare, senti che brusio di persone. Esatto, stasera giunge l'ora poi di lasciare l'area sosta e troveremo una nuova postazione in cui stare fermi per montare il video di questo video.
qua indietro, E il tuo nome? Michele. Michele, e dove vive? E chi? Sestao. Quando l'assunto sta nulla. Sei la scoccone, non te jode. Penso. Hello. Siamo arrivati alla Gran Via, ci gustiamo un po' di negozietti, un po' di vetrine e poi basta. Esperienza che non abbiamo ancora fatto, prendiamo la linea della metro per andare a raggiungere il nostro autobus perché l'autobus è veramente lontano. Non so se è la direzione giusta, speriamo, verso San Mamés. Lasciamo questa splendida vista, andiamo a fare un bello scarico di acque grigie e lasciamo Bilbao.